stamattina abbiamo presentato la nostra nuova iniziativa sulla città di Torino, sui comuni limitrofi, che è relativa alla consegna a domicilio della spesa. È un servizio innovativo che Novacop vuole offrire ai clienti e ai soci della cooperativa in un'ottica di differenziazione dell'offerta, in un'ottica di andare incontro alle esigenze dei consumatori, che sono sempre più legate, diciamo, a mettere in relazione l'atto di spesa con la comodità e la fruizione più comoda possibile della stessa. È un'iniziativa che sviluppiamo in via sperimentale all'interno di un quadro di realizzazione del nostro piano strategico, che ci permetterà nel corso del 2019-2020, oltre a questa iniziativa, anche di avviare importanti cantieri nella città di Torino. Quindi un servizio che noi speriamo sia gradito dai torinesi, che consentirà a tutti di ricevere la spesa a casa o di passare a ritirarla presso il nostro drive, e questo sicuramente è un'iniziativa che incontrerà i favori del pubblico e dei nostri consumatori e dei nostri soci, perché da loro ci è stata fortemente richiesta. Abbiamo quindi deciso di spingerci oltre, entrando in maniera più decisa sul mondo dell'online e quindi spostandoci anche su quella che è l'opportunità della consegna a domicilio. Quindi, oltre a funzionare sostanzialmente in linea con quelle che sono le offerte del drive tradizionale di Beinasco, dove anche in Corso Rosselli ci sarà la possibilità di ordinare la spesa online e ritirarla sul punto vendita fisicamente, se il cliente riterrà di andare a ritirare la spesa lui, ci sarà l'opportunità anche di richiedere una consegna presso la propria abitazione, e quindi di entrare nel comparto della consegna a domicilio. Sempre attraverso il canale dell'ordine online si potrà, tramite delle skill, prenotare il momento in cui c'è lo spazio libero nelle fasce orarie in cui uno è interessato per ritirare la spesa, e quindi per poter usufruire di questo servizio. Si parla tanto di slow food, si parla di viaggi slow. Bisogna capire che la vita non è una corsa ma una danza. È un qualche cosa che recentemente in alcuni giornali si è sviluppato, il fatto di prendersela con calma. La spesa che non pesa significa che non pesa neanche sul tempo che noi dedichiamo a fare la spesa tutti gli anni, che in una vita media di 69 anni, come oggi sono le aspettative di vita, ben 2 anni e mezzo sono dedicati a fare la spesa, circa 22.000 ore. E il fatto di poter ordinare da casa senza rincorrere quant'altro è un, diciamo così, un risparmio di peso delle ore che si possono dedicare ad attività magari più funzionali alla propria vita privata e alle proprie passioni. Il Banco Alimentare del Piemonte continua anche in questa occasione la collaborazione che dura da anni fra Coop e Banco Alimentare. Anche in questo nuovo progetto è presente, e in quanto il compito del Banco Alimentare è quello di fare da trade union fra i punti vendita che donano quei prodotti ancora commestibili ma non più commercializzabili con le strutture caritative. In genere noi le scegliamo in prossimità, e valutiamo bene, perché dobbiamo trovare una struttura caritativa che sia organizzata, che abbia i locali adatti e che possa esaudire le richieste della Coop per quanto concerne la donazione dei prodotti.